Buonasera a tutti, grazie a tutti voi che avete voluto essere qui a questa conferenza stampa di presentazione di una rassegna molto bella, molto importante anche per la comunità di Borgotaro, ma non solo, come vedremo poi tra poco. Grazie alla stampa per la disponibilità, grazie agli amici e collaboratori che adesso andremo a citare, che hanno organizzato, non solo promosso, ma direi veramente realizzato una proposta di rassegna molto, dicevo, molto bella, anche piuttosto attesa, perché con gli attori che hanno collaborato e lavorato alla realizzazione, in realtà questo è il frutto di un lavoro che viene da lontano. Era uno degli obiettivi che ormai quasi 2 anni fa, quando abbiamo iniziato l'esperienza dei laboratori di teatro danza insieme alla compagnia Tutto Attaccato, era uno di quegli obiettivi. Allora si era partiti insieme alla collaborazione di Don Angelo, della parrocchia, dell'amministrazione comunale, della società di soccorso Renato Imbriani che ospitava e che ha messo a disposizione gli spazi per i laboratori di teatro danza. Si era partiti dicendo: facciamo un'operazione di coinvolgimento aperta al paese in maniera trasversale su generazioni, quindi età, sesso, orientamenti vari, mettiamo insieme e siamo aperti a coinvolgere quante più persone possibili in questa esperienza nuova di comunicazione, perché poi di questo parliamo, di comunicazione, di mettersi in comunicazione con gli altri, e sono venute fuori tantissime cose belle, veramente tante iniziative, tanti momenti che hanno coinvolto tutto il paese e che hanno portato tantissime persone a mettersi un po' in gioco e nel mettersi in gioco nel comunicare agli altri, con gli altri, le proprie emozioni attraverso questa esperienza di teatro danza. Quindi dicevo, uno dei sogni allora era quello di dire: arriveremo anche a fare una rassegna. Ci dicevamo con Giordano, beh, ci proviamo, siamo un po', ce lo dicevamo anche prima, un po' sempre dei sognatori ottimisti, però bisogna essere per partire in questo tipo di iniziative, e alla fine i risultati credo che arrivino con il lavoro tanto in primis della compagnia. Questa stagione, uno perché il supporto ai Forcilitran è molto importante, secondo perché pensiamo che una collaborazione di questo tipo ci permetta di raggiungere più persone e far conoscere il melodramma in una soluzione di Traviata molto leggera, dove viene narrata e dove la corale lirica e i solisti interpretano le arie più famose, che magari si sono già sentite, ma che non si collocano all'interno di un'opera così bella e di un grande compositore come Verdi. Per cui pensiamo di raggiungere più persone. Le collaborazioni danno sempre dei profitti, e penso che uno scambio culturale di questo genere arricchisce molto sia la corale, spero anche chi lavora poi con noi. Per cui sabato cominciamo, apriamo questa bella rassegna. Però è forse la prima rassegna teatrale a Borgotaro e Farnese dove comunque sono rappresentati spettacoli di diverse anche realtà, comunque dal teatro danza all'opera, a spettacoli per bambini, e a... c'è questa realtà di questa compagnia che arriverà da Chernobyl, che sono stati comunque 10 anni fa allievi della compagnia Tutto Attaccato e avevano quegli 11-12 anni, adesso che ne hanno 22-23, hanno messo in piedi questa compagnia di teatro danza seguendo il nostro orientamento, la nostra disciplina. Erano allievi della facoltà di psicologia di Parma, associati alla facoltà di psicologia di Gomel, e da lì con il nostro nuovo modo, perché 10 anni fa comunque il nostro modo di interpretare la danza e il teatro, l'arte e un mondo artistico in questo tempo socioculturale ha fatto sì che integrassero la loro facoltà di psicologia con la corporeità, con la disciplina, con l'arte, con lo spettacolo, e adesso hanno messo in piedi questo spettacolo che stanno portando in giro, e abbiamo l'onore quest'anno, che è il trentennale di Chernobyl, di poterli accogliere. È la prima loro trasferta a livello internazionale e siamo tutti entusiasti della cosa, e quindi c'è la presentazione di spettacoli che sono collegati tra di loro,
Qual è il filo conduttore di questi spettacoli che noi presentiamo? È l'integrazione, è il voler rendere proprio pieno un'aspettativa di un pubblico numeroso, un pubblico fatto di soggetti diversi per età, per interessi e anche per cultura. Quindi nella rassegna noi cerchiamo proprio di rendere vivi, di rendere veri quegli aspetti dell'integrazione. E l'apertura, come ha detto Danila, è proprio un'opera lirica dove c'è dell'integrazione con altre discipline, con la narrazione. E poi il 13 marzo abbiamo un appuntamento con questo mago che viene da vicino, viene da Genova, in uno spettacolo di bolle. Quindi le bolle è rivolto sì, sicuramente ai bambini, le bolle di sapone, le bolle come gioco, però anche qui c'è un altro aspetto che va bene anche per un adulto, per un pubblico adulto: la bolla come spazio, come confine, il mio spazio che non può ostacolare il tuo spazio. Quindi c'è anche tutto un altro aspetto di uno stile di vita, di un individuo, di un gruppo. Quindi bolle per i piccoli come gioco, ma anche bolle proprio come riflessione su quello che è il nostro modo di vivere. Poi, come ha detto Giordano, il 30 aprile c'è l'altro aspetto dell'integrazione, che è appunto la solidarietà, direi. Questo gruppo che viene da queste terre così lontane, che sono un po' nel cuore della compagnia, soprattutto di Giordano, che ha passato là tanto tempo, ha dedicato tante energie. E questo gruppo con il quale lui ha condotto questo laboratorio anni fa, ha custodito questa esperienza, ne ha fatto un tesoro, anzi l'ha evoluta. E da questa esperienza è nato questo spettacolo. E nello spettacolo ci saranno delle scene di dolore, di rassegnazione, di grosso dolore, di lotta di questo uomo che muore, però ci sarà anche la speranza. E quindi ce lo portano qui proprio in questa occasione, nel trentennale di questa catastrofe. E credo che sia un messaggio questo, e Borgotaro secondo me lo coglierà. E poi il 21 maggio c'è lo spettacolo di teatro danza della compagnia Non ci sono più le stagioni di Vivaldi, che è il nome anche della nostra rassegna. Non sarà soltanto uno spettacolo di teatro danza puro come abbiamo fatto, ma anche qui ci sarà un'integrazione con un gruppo corale che la Danila sta preparando, quindi teatro, danza e forse anche lirica, sarà un'espressione artistica nuova. E ci saranno coinvolti anche qui... ...interno, no? Questa cosa qua è bellissima, quindi questa cultura radicata molto forte, molto importante per il teatro. Loro hanno tutt'altra realtà artistica, che sono i balletti russi, che hanno questa sua antropologia proprio storica di cultura, ma hanno apprezzato molto quindi questo avvicinamento al corpo, perché il corpo, comunque abbiamo visto che con le persone con disabilità, con deficit sia fisico che psichico, questo contatto corporale con una persona addirittura occidentale, addirittura adulta, addirittura insegnante, viene, mi abbraccia e fa ballare il mio corpo col tuo. Loro... Una volta che ci siamo incontrati qui, proprio qui, con Giordano e con Vincenza, di come eravamo titubanti, ecco, sul fatto che potesse partire un'esperienza di questo tipo a Borgotaro. Ed è stata una sfida vinta. Noi ci abbiamo creduto come amministrazione, perché in effetti loro sono stati molto bravi a coinvolgere noi, ma soprattutto a coinvolgere poi le persone. Vincenzo ha parlato molto bene di integrazione e è subito partito con un fatto importante di integrazione, perché ai corsi di teatro danza in effetti hanno partecipato persone di diverse età. C'è stata un'integrazione intergenerazionale veramente molto forte, e questo è stato un primo aspetto veramente molto importante. Io come assessore alla delega alle politiche sociali mi piace sottolineare l'aspetto culturale di queste cose, ma soprattutto l'aspetto sociale, come,
come esce tutte le volte che ci incontriamo per presentare delle iniziative del tutto attaccato. Sono delle iniziative dimostra davvero che è una comunità la nostra che ha bisogno di raccontare, cioè racconto, il teatro è una forma di racconto, è una stanza a parte che dà senso a tutte le altre stanze. Però la prospettiva di una comunità, di una società che chiude questi spazi, che li lascia morire, veramente ci indebolisce tutti, ci toglie una possibilità. Per me il teatro è una possibilità di guarigione, di incontro, di socialità. E non è l'intrattenimento soltanto, perché l'intrattenimento come percorso che sta continuando e che probabilmente verrà allargato, visto che Borgo Etaro sede del coordinamento nazionale delle associazioni superalimentari, sarà poi un progetto che porteremo anche in altre parti del nostro paese. E la compagnia si è offerta di venire in queste altre parti con uno spettacolo.